Siamo pronti, voi lo siete? Bene, allora pronti per l'allenamento Total Body. C'è Carol per il livello 1, Nicola per il livello 2 e Gary per il livello 3 più avanzato. Per lavorare su tutto il corpo, inizieremo con degli squat usando l'elastico. Prendete gli elastici, anche voi a casa, ed iniziamo mettendoli sotto i piedi per una serie da 20 squat. Ci sono tutti i livelli. Carol tiene le estremità sui fianchi. Noi le teniamo qui per avere maggiore tensione. Pronti? Iniziamo. Sediamoci dietro e saliamo. I movimenti sono leggeri. Carol è il livello 1. Nick un livello un po' più avanzato. Ricordatevi la posizione. Sedetevi come se ci fosse una sedia. Movimenti lenti, petto in fuori. Testa su. Punte dei piedi dietro le ginocchia. Ricordatevi di respirare. Lavoriamo con la parte inferiore del corpo. Non possiamo parlare di forza senza resistenza. Aggiungiamone un po'. Bene, ragazzi. Lavoriamo con i glutei, femorali e i quadricipiti. Ricordate la posizione. È un esercizio base importantissimo. Ancora 5. Bene. Controllatevi, ragazzi. Ancora 3. Ottimo lavoro, Nick. Ancora 1 e ci riposiamo prima di ripetere. Rilassiamo un po'. È stancante. Bene, seconda serie da 20. Torniamo alla posizione iniziale. Pensate alla posizione dei fianchi, come se doveste sedervi su una sedia. Prepariamo tutti i muscoli e iniziamo. Giù e su. Gli squat fanno davvero bene se fatti nella posizione giusta. Durante gli esercizi, io e Sam vi diamo sempre le istruzioni. Concentratevi bene e fate quello che potete. Oggi 20 per voi sono troppi? Fate solo quelli che potete. Bene, continuate. Dopo lavoreremo sul polpaccio. L'elastico è ottimo, si può lavorare tanto. Anzi, ci lavoreremo tanto. Vogliamo migliorare il nostro corpo. Sedetevi bene, come se dietro ci fosse una sedia. Quando andate indietro, le ginocchia non superano le punte dei piedi. Nella fase 1 abbiamo fatto gli squat. Adesso aggiungiamo un po' di difficoltà. In tutto quello che facciamo, in tutti gli squat abbiamo resistenza. Ancora 3. Poi ci riposiamo e ripetiamo di nuovo. Ancora 1. Ottimo. Rilassate. Sciogliete un po'. Li sentite? Bene. Ancora una volta, facciamo la stessa cosa di nuovo. Respiriamo bene. Controlliamo la postura. Pronti? Sediamoci. Se volete tonificare e rafforzare tutto il corpo, questi sono i movimenti giusti. Resistiamo e aggiungiamo un po' di difficoltà. Lavoriamo con il busto, lavoriamo sull'equilibrio. Questo allenamento è progressivo. Siete pronti per questo? Avete fatto squat per 8 settimane, quindi rendiamo l'esercizio sempre un po' più difficile. Si parla di stabilità quando continuate a fare la stessa cosa invece di cambiare. Fare la stessa cosa non produce grandi risultati. Questo allenamento invece vi fa cambiare. Bob ha ideato questo fantastico programma in 3 fasi che vi porta a dei risultati. Ancora 5. Resistete, ragazzi. Poi passeremo ai polpacci. Ancora 2. Ancora 1. Bene. 1. Rilassate. Ora lavoriamo sui polpacci. Semplicemente andiamo su e torniamo giù. Ragazzi, tirate su bene l'elastico. Carol lo terrà bene un po' più in basso. L'elastico è in tensione. Faremo una serie da 20. Ok? Pronti? Iniziamo e andiamo su e poi giù. Con questo piccolo movimento lavoriamo con i polpacci. La postura è importante. Quindi cercate di farli al meglio, perché solo così svilupperete un'ottima muscolatura. Ci vorrà tempo, ma con il nostro programma ci riuscirete. Sono piccoli movimenti, ma non è facile. Ottimo. Ci rafforziamo, ci tonifichiamo. Lavoriamo con tutto il corpo. Già comincio a sudare. Anche voi? Lavoriamo e sudiamo. Ancora 5. Bene. Fate quello che riuscite a fare.
Se sentite troppa tensione qui su, portate l'elastico sui fianchi. Ancora uno. Fate attenzione perché c'è molta tensione. Sciogliete. Oh, di nuovo, divertiamoci. Di nuovo su, in posizione, pronti? Su. E giù. Se volete rafforzarvi, seguiteci. L'allenamento che ci dà risultati è sempre quello che non vogliamo fare, ok? Se facciamo solo quello che ci piace fare, non cambierà niente. Ne abbiamo già parlato prima. Vogliamo migliorare? Dobbiamo variare. Dobbiamo cambiare gli esercizi. Dobbiamo cambiare pesi. Il corpo si adatterà perché è una macchina intelligente. Se fate qualcosa per 8 settimane, il corpo si adatta. Ecco perché bisogna cambiare. Questo è il metodo per raggiungere il benessere. Dopo lavoreremo un po' sull'equilibrio, non useremo l'elastico. Avremo diversi livelli. Comincio a sentire che brucia. Anche voi? Sono sorpreso. So che a casa lo sentite, va bene? Ottimo. Togliamo un attimo l'elastico e facciamo un po' di stretching. Portate il tallone dietro e allungate il polpaccio. Questo è un ottimo esercizio di stretching. Andiamo avanti. Mostra tu come si fa. Sei a un livello avanzato. Dai, una gamba avanti e cercate di raggiungerla. Il braccio è su a 90 gradi. Tornate al centro. Fanne un altro per farlo vedere bene. Non è uno squat, facciamone 10 su un lato e 10 sull'altro. Pronti? Iniziamo. Cosa facciamo adesso? Adesso stiamo davvero progredendo. Se siete principianti, lavorate con Carol. Benissimo. Se siete a un livello intermedio, fate attenzione all'equilibrio guardando lei. Il suo ginocchio va un po' oltre la punta del piede, ma in questo esercizio va bene. Bene così, dovete concentrarvi. Quando il ginocchio supera il piede. Se il ginocchio comincia ad oscillare un po' in dentro o un po' in fuori, fate come Carol. Ancora 4, ragazzi. Lavoriamo con l'addome. Lavoriamo con tutto il corpo. Qui abbiamo equilibrio e stabilità, che sono fondamentali e si raggiungono con un'attività costante. Fatene ancora 2. Fateli bene e rilassate. Sciogliete, non è facile. L'altro lato, braccio a 90 gradi e andiamo giù dall'altra parte. Prendetevi il vostro tempo, concentratevi su quello che fate. È importante che l'addome stia lavorando, perché tutto il movimento parte da qui. Se non ci concentriamo sull'addome, non lavoriamo bene. Molto bene, ottimo. Davvero bene. Questi ragazzi fanno questo esercizio da un po' e anche voi a casa. Ancora 2 e poi cambieremo. Fatene ancora 1 e sciogliete. Respirate. Sudo solo a guardarvi. Bene, ancora una volta su entrambi i lati. Posizione di partenza. Braccio a 90 gradi e iniziamo. Incrociamo giù. Fatemi controllare. Fantastico. State ruotando, quindi lavorate sugli angoli. Bob lavora sugli angoli. Tutti dobbiamo fare questo, sia che abbiate appena iniziato ad allenarvi, sia che siate atleti. Scegliamo il livello. Iniziamo da qui, passiamo qui e arriviamo qui. Andando avanti possiamo rendere sempre un po' più difficile l'esercizio. Bene così. Prendetevi il vostro tempo. Fatene ancora 2. Ancora 2. Ottimo lavoro, Gary. Rilassate. Sciogliete. Cominciamo a stancarci, eh? L'altro lato, 90 gradi, e iniziamo. Ultimi 10. Voi a casa concentratevi, scegliete la persona che è al vostro livello e lavorate con lei. Quando sarete più forti e più sicuri e avrete un equilibrio migliore, allora avanzate. In ogni caso va bene così, perché questo programma è per tutti. Basta scegliere il proprio livello. Fatene ancora 4. E poi prenderemo di nuovo l'elastico. Bene così. Rilassate. Sciogliete. Vogliamo occuparci della schiena ora? Prendiamo di nuovo l'elastico e lavoriamo allo stesso tempo ancora sulla parte superiore ed inferiore del corpo. Lavoriamo su tutto il corpo con un solo movimento. In questa posizione, flettiamoci in avanti. Apriamo un po' le gambe per aumentare la tensione. Aprite. Ti controllo. Torna.
No, torna alla posizione iniziale e poi sali. Ok, perfetto, iniziamo. Pronti? E via. Andiamo giù, dietro, qui e su. Bene, continuate ragazzi. Vedete lei come lavora con la schiena? Deve spingere un po' più indietro. So che è più difficile, ma devi concentrarti. Perfetto. Qui lavoriamo con le spalle e con la schiena. No, fate attenzione. Dobbiamo seguire la tensione qui. Perfetto. Ti piace la tensione? Bene. Concentratevi in questo esercizio. Non tornare più in alto con le braccia. Sì, così. Fantastico. Bene. Giù. Su cosa stiamo lavorando? Su questi muscoli della schiena. E quando torniamo su, lavoriamo sui glutei. Sono esercizi per tutto il corpo. Questo è come lavora il corpo nella vita reale. Dobbiamo allenarlo anche nei movimenti, non solo nei muscoli. Dobbiamo fare entrambe le cose. Dobbiamo rafforzarci, stabilizzarci e lavorare sui movimenti. Come va? Bene. Concentratevi. Prendetevi il vostro tempo. Dovreste cominciare a sentirli, ad essere un po' stanchi. E questo è il momento di concentrarvi. Vi abbiamo dato gli elementi, ora dovete usarli e continuare ad allenarvi. Ci fermeremo e poi lo faremo nuovamente. Ottimo lavoro, sorridete. È divertente, vi state allenando. Continuate. Concentratevi bene mentre lavorate. Ancora tre, bene. Ancora tre. Come va, Carol? Fate l'ultimo. Bene. Rilassate e sciogliete. Si sentono? Ancora, lavorano la schiena, i glutei, il bacino. È un ottimo esercizio per tutto il corpo. Prepariamoci e facciamo un'altra volta. Postura corretta, Gary. Se hai bisogno di più tensione, apri un po' di più le gambe. Sì, così. Prepariamoci e andiamo giù, apriamo. Guardate ancora, le braccia sono a 90 gradi, ma non vanno troppo in alto. Non superano la linea del corpo. I fianchi sono in avanti, la schiena dritta, non si piega in avanti. Questo è un errore che molti commettono quando eseguono l'esercizio del rematore. Si piegano in avanti, non possono remare e diventa un esercizio per le braccia. La schiena deve essere dritta e poi spingete. Guardate lei che sta lavorando con tutte queste parti, con le scapole e i muscoli della schiena. È molto importante controllare sempre il movimento. La bellezza di quello che ha fatto Bob è la resistenza che aggiunge un po' di difficoltà, appena quella che serve per mettere alla prova i muscoli. Loro la fanno sembrare facile, ma voi a casa, se non sorridete così, va bene lo stesso. E lei ride. Ma cosa ridi? Dobbiamo lavorare. Lavorate in base al vostro livello. Dovete sempre pensare a quello che è il punto chiave. Dovete mettere alla prova il vostro corpo, mettere alla prova il vostro corpo e continuate a lavorare sodo. Voglio vedere i risultati. Se lo fate, vi convincerete ancora di più mentre lavorate così duramente. So quali sono i muscoli con cui lavoro e so che sto lavorando correttamente. Fatene ancora quattro. Vedete, lei va più in profondità, va bene. Appena l'esercizio si fa più duro e vi sentite stanchi, fate attenzione alla posizione e cambiatela se ne avete bisogno. Bene. Porta le spalle un po' dietro. Eccellente. La posizione è questa, sì. Non andate né più indietro né più avanti. Bene. Fate l'ultimo, fatelo bene. Come va? Tutto ok? Bene. Vogliamo andare avanti con un altro esercizio? Questa volta lavoriamo con una gamba alla volta. Bene, vi faccio vedere. Prendiamo l'elastico e mettiamolo sotto un piede. Da qui un passo indietro, partiamo da qui e dietro. In allungo, ruotiamo dietro e torniamo su. Ok? Pronti? Fatemi vedere se siete pronti, ok. Le rotazioni non sono profonde, un po' più profonde, più profonde. Pronti, iniziamo. Vedete, Carol va giù di 30-40 gradi. 45-60 gradi qui e quasi 90 gradi qui. Ancora, con le rotazioni lavoriamo i muscoli della parte superiore in diagonale.
È un movimento che interessa tutto il corpo, pensateci, è come se dovessimo tirare su qualcosa. Questi sono movimenti che facciamo e molte persone hanno problemi perché i loro muscoli non lavorano bene. Noi qui alleniamo i muscoli. Ancora due ragazzi. Dovete farli correttamente. Bene. Fate attenzione a casa. Prendetevi il vostro tempo. La sicurezza per prima cosa. Tutti ben posizionati e andiamo. Passo indietro, teniamo il ginocchio dietro e andiamo bene dritti dietro. Se non aprite abbastanza dietro non va bene perché sollecitate troppo il ginocchio. Portate le braccia dietro, bene. Continuate così. Bene, facciamone ancora quattro. Nel prossimo movimento faremo uno squat laterale. Bene. Ancora uno e stop. Sciogliete, respirate molto bene. Abbiamo lavorato con una gamba alla volta, ora con tutte e due. Piedi sull'elastico, portiamolo su e facciamo due passi qui. Facciamo un passo a destra, su, pugno, pugno. Dall'altro lato, su, pugno, pugno, ok? Bene. Pronti o no? Passo su, pugno, pugno. E dall'altro lato. Tenete basse le spalle, passi corti. Io tendo a farli lunghi, ma facciamoli corretti. Lavorano gli adduttori, pugno. Lavora tutto il corpo. Bene, ancora tre. Lavoriamo sodo. Rimarrete sorpresi se non avete mai usato l'elastico prima. Bene, e rilassiamo. Non so voi, ma io adoro quest'elastico perché dà molta resistenza mentre si eseguono i movimenti e la resistenza è ottima per rafforzarsi. Facciamolo un'altra volta. Prendiamo la posizione qui e andiamo. Passo, incrocio, incrocio, passo, incrocio, passo. Lo adoro, è veramente un ottimo allenamento, è progressivo. Lavoro con tutto il corpo e brucio calorie. Sento che sto facendo qualcosa che fa veramente la differenza. Dai ragazzi, l'ultimo. È troppo facile, troppo facile. Cosa facciamo adesso? Vogliamo fare delle flessioni? Vada con le flessioni. Ragazzi, chi vuole mostrare l'esercizio? Mostra tu il livello avanzato. Si tratta di flessioni con l'aggiunta di rotazione. Carol, fa solo una rotazione minima. Non spinge troppo, si curva. Lo faccio anch'io. Quante ne facciamo? 16? Pronti? Posizione per le flessioni e pieghiamo. Pieghiamo. Vedete, i miei gomiti si piegano un po'. Non andiamo giù. Ruotate, avete già fatto l'esercizio in una posizione piana. Ora aggiungiamo un po' di difficoltà. La difficoltà richiede cambiamento. Ancora un paio, bene. Fatene ancora uno su entrambi i lati. Poi andiamo dietro sulle ginocchia e ci allunghiamo. Bene. Oh. Divertente. È un ottimo movimento. Tiriamo su e facciamone un altro. Altre flessioni in posizione. Controlliamo il movimento. Ci sono tre livelli. Carol, mostra cosa dobbiamo fare. Prepariamoci e iniziamo insieme. Pronti e iniziamo. Manteniamo per 15 secondi su ogni lato. Questo è il livello 1. Ha solo un braccio in alto. Mantenete per 15 secondi e poi cambiate lato. Guardate bene qui. Ora cambierete. Tre, due, uno e cambiate. Dai Gary, mostra il livello avanzato. Bene, ottimo lavoro. Braccio opposto, gamba opposta. Guardate qui come tiene il piede in alto. Il piede è su e lavora in diagonale. Tre, due, andate dietro ragazzi. Andate dietro e riposatevi. Non è facile. Ottimo lavoro, Gary. Seguite il vostro livello. Bene, ancora una volta. Ripetiamolo di nuovo.
il nostro livello 1 con Carol. Pronti e iniziamo. Lavoriamo con questo lato, poi useremo l'altro. Comincia a progredire un po' e va benissimo. Il braccio è dritto, lavora con gli addominali, sposta un po' il bacino, perfetto. Comincia a tremare, eh? Va bene così, respira. 4 secondi, 3, 2 e cambiate lato. Ottimo lavoro. Controllate la posizione, 15 secondi, i fianchi sono tesi. Andiamo da Nicole. Bene, la gamba è su, il corpo dritto, i fianchi dritti, ottimo lavoro. Mantieni. E ora andiamo da Gary. Fantastico. Qualche secondo ancora, ragazzi, e andate giù. Bene. Allungate la schiena, perfetto. Un altro esercizio. Adduttori e abduttori su un lato. Iniziamo. Respiriamo bene. E ora lavoriamo di lato con adduttori e abduttori. Posizione di flessione e apriamo. Uniamo i talloni e le gambe. Braccia sotto le spalle, ben dritti e tiriamo su. Bene. Manteniamo per 10 secondi per lavorare con gli abduttori della gamba che sta su. Ora pieghiamo a 90 gradi la gamba che sta sotto. Stiamo dritti. Ancora pochi secondi e poi cambiamo lato. 3, 2 e giù. Allunghiamo. Respiriamo e apriamo qui. Uniamo i talloni e le ginocchia. Poi su e manteniamo. Bene. Ottimo lavoro. Ora pieghiamo la gamba e lavoriamo con gli adduttori. Lavoriamo con l'interno coscia e con l'addome. È un esercizio fantastico. Bene così. E allunghiamo dietro. Ancora una volta su entrambi i lati e avremo finito. Ottimo lavoro a casa. Pronti? Posizione, ruotate. Su e mantenete per 10 secondi. Ottimo lavoro. Manteniamo e cambiamo per gli adduttori. Potremmo cominciare a tremare, ma concentriamoci sui muscoli. Torniamo giù. Torniamo giù. E l'altro lato. Abbiamo quasi finito. Ottimo lavoro a casa. Rimanete con noi. L'ultima volta. Pronti? Su e manteniamo 10 secondi. Ah, molto bene. Pieghiamo l'altra gamba e manteniamo. Abbiamo quasi finito. Eccellente, rilassiamo adesso. Ora prendo il mio Rebuild Strength, anche voi dovreste. Se vi è piaciuto questo allenamento, ci vediamo per il prossimo.